Il nome greco è Trapezophoros e raffigura due grifi che uccidono un cervo. Questa straordinaria testimonianza di epoca dauna del IV secolo a.C. sarà l'ambasciatrice della provincia di Foggia e della Puglia all'Expo di Milano. I grifoni, custoditi nel polo museale di Ascoli Satriano, saranno trasportati nel capoluogo lombardo per l'esposizione universale. Assieme ad altre opere di pregio, i marmi policromi saranno allestiti nel padiglione centrale denominato Orgoglio Italia. Per noi è un'opportunità. Sapere che i nostri grifoni risiedono per quel periodo nel padiglione L'Orgoglio d'Italia effettivamente è un'opportunità e un onore per tutti. I grifoni saranno posizionati in un padiglione dove il capo dello Stato riceverà tutti i capi di Stato del mondo. E crescente la visita qui ad Ascoli Satriano, quindi con una conseguenza anche commerciale e di ricaduta economica sulla nostra città. Si tratta di una mensa cerimoniale, in pratica la base di un tavolo che faceva parte di un corredo funerario nobiliare. La storia di quest'opera d'arte è rocambolesca. I grifoni furono riportati alla luce 37 anni fa durante scavi clandestini in località Giarnera, nelle campagne di Ascoli Satriano, non lontano da un'altra splendida area archeologica, quella di Faragola. Nel 2002, poco prima di morire, uno dei tombaroli confessò tutto ai carabinieri. Le indagini si conclusero al Paul Getty Museum di Los Angeles, dove erano custoditi i grifoni. I marmi sono stati restituiti all'Italia nel 2007 e sono ospitati ad Ascoli Satriano, sede del Museo Diocesano e di quello archeologico, che custodiscono pregevoli testimonianze di tanti secoli di storia. Si parte dal VII-VIII secolo a.C. e quindi si percorre tutto un itinerario che sfocia nel periodo romano. Quindi veramente siamo orgogliosi di questo scrigno di antiche civiltà. Voglio dire che entrare in questo museo significa entrare nella porta, attraverso la porta di queste civiltà e fare una passeggiata. I grifoni poi costituiscono l'elemento essenziale